Esperto in furti d'auto, abile rapinatore, verso la fine degli anni 70 Vito Arena entra a far parte del gruppo di Roy De Meo, un gangster la cui famiglia lavora per quella dei Gambino. Dei De Meo si parla perché hanno ideato il Gemini Method, una tecnica di smaltimento dei cadaveri che prende il nome dal locale nel cui retrobottega si incontravano, il Gemini Club, nel quartiere di Flatlands a Brooklyn. Le vittime vengono uccise con una pistola dotata di silenziatore. I corpi vengono smembrati un pezzo alla volta. Poi ogni singolo pezzo viene chiuso in sacchetti di plastica e fatto sparire. Un colpo alla testa, poi una coltellata al cuore per arrestare il pompaggio del sangue delle membra. Quindi il corpo viene appeso a testa in giù perché il sangue coli via del tutto. Una volta drenato completamente il sangue, le membra vengono separate dal corpo una a una, chiuse nei sacchetti e smaltite nei bidoni della spazzatura comune. Fra i componenti della famiglia circola il detto «nessun corpo, nessun crimine». Tra una rapina e l'altra, Vito fa da palo davanti al Gemini Club, mentre i cadaveri vengono smaltiti. Il resto della giornata lo trascorre con il suo compagno, Joey Lee. A nessuno nella famiglia De Meo interessa nulla dell'omosessualità di Vito, che invece in altre famiglie è stigmatizzata quando non punita con la morte. Vito fa bene il suo lavoro e questo è ciò che conta. A Natale addirittura gli affiliati della famiglia Gambino gli chiedono di vestirsi da Babbo Natale per consegnare i doni ai loro figli. Sono però Joseph Testa e Anthony Center, conosciuti come i Gemini Twins, a interessarsi a Vito e Joy Lee. I Gemini Twins sono affiliati alla famiglia Lucchese, ma spesso lavorano anche con i Gambino e passano le giornate al Gemini Club, da qui il loro soprannome. Chiamano Vito The Fat Fag e non perdono occasione per tormentare lui e Joey Lee. Dicono in giro che è una vergogna avere Vito nelle file di Cosa Nostra. E si fa sempre più insistente la voce secondo cui stiano architettando il suo assassinio. Quella dei Lucchese è una famiglia molto potente. Se i Gemini Twins hanno deciso di ammazzarlo, nessuno potrà proteggerlo. Vito decide di scappare con Joey Lee, lasciando Cosa Nostra. Spacciandosi per padre e figlio, iniziano a rapinare medici, dentisti e piccole attività commerciali. Girano gli Stati Uniti nascondendosi in squallide camere d'albergo, con la polizia sempre alle calcagna. Quando vengono arrestati nel 1982, Vito si dice disposto a collaborare con la giustizia, a patto che lui e John Lee vengono sistemati nella stessa cella. Il beneficio gli viene accordato. Thank you.